Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto da titolo c'è poco da ridere, quindi mi perdonerete se non ho la mia solita arietta frizzantina, il mio sorriso che tanto piace ad alcuni di voi. Ma veramente c'è poco da ridere. Sono stato minacciato di segnalazione alla polizia postale. Ma come è potuto succedere questo? Semplicemente sono stato abboccato da una persona subadù, una persona ovviamente di sesso maschile, di cui non farò nome, cognome, riferimenti, non farò nulla di tutto questo. Però vi metterò gli screen che provano almeno in parte quello che sto dicendo. Questa persona mi ha abboccato dicendomi che cercavo una relazione e fin qui tutto normale. Al che, come spesso accade, visto che non abbiamo più MSN, scambiamo il numero di telefono e lui decide di chiedermi di incontrarci di persona. Ci incontriamo di persona, sembrava una persona normalissima, assolutamente, mai mi sarei aspettato quello che poi è successo. Io sono sicuro di non aver illuso questa persona, anzi ho ripetuto più volte che volevo andare piano, perché comunque l'amore è una cosa seria. È capitato che ci siamo baciati. Però non penso baciando una persona di illuderla più di tanto. Se poi se le fate lo stesso, quello non è un problema mio. Oltre a baciarci, non è che siamo stati tutto il tempo a baciarci, abbiamo parlato. Abbiamo parlato, io gli ho parlato del fatto di essere uno youtuber e mostrandogli il video della cover di By the Way. Così facendo, lui si è iscritto al mio canale, perché ora praticamente tutti hanno un account Google, e iscrivendosi al mio canale ha preso visione del video Money Slave Tag, che vi lascerò in descrizione, perché tanto le schede non le guarda nessuno. Questo video tag, conteneva appunto delle domande riguardanti la figura dello schiavo monetario, perché lo volessimo e cosa gli faremo fare, cose del genere. La maggior parte di voi avrà visto quel video, comunque ve lo lascio in descrizione per tutti quelli che vedranno. Questa mattina ho ricevuto prima un buongiorno abbastanza arrabbiato su WhatsApp da questa persona, con cui c'erano comunque già degli attriti, perché io facevo vedere che non ero convinto praticamente, in cui diceva che non gli piaceva questo video. Però io ho bloccato quella conversazione, cioè ho bloccato il suo WhatsApp, non ve lo posso far vedere purtroppo. Quello che invece ho salvato e di cui vi metto gli screen è la minaccia neanche tanto velata che mi è stata fatta, anzi niente affatto velata, che prima vi leggo e poi vi faccio vedere. Sai che è illegale quel video che hai fatto? Vedi, tu promuovi una cosa sfruttando anche la tua disabilità. Questo video lo mando alla polizia postale, tu prendi in giro le persone. A questo punto vi sarà passato anche lo screen, che io lascerò per svariati minuti. Se necessario, coprendomi anche la faccia per farvelo leggere. Io non ho fatto assolutamente niente di illegale. Questa persona non lo so cosa spera di ottenere, onestamente. Quello che posso dirvi è che io non so più se farò i video di determinati argomenti, perché se i miei video mi devono essere utilizzati contro, evidentemente dobbiamo ridimensionare il linguaggio.
Questo è ciò che volevo dirvi. Doveva esserci un altro video da uscire lunedì, però non mi piace, lo cancellerò. E questo è ciò che volevo dirvi, quindi se notate dei cambiamenti strani è per questo, insomma. E noi ci vediamo, se tutto va bene, venerdì 5 luglio, eccezionalmente con un nuovo video. Visto che è estate, rallentiamo anche un po'. Staremo insieme fino a metà agosto più o meno, poi mi prendo una piccola pausa e ci vediamo alla fine di agosto. Ciao!